quarto tempo risultato di 5-4. Massimo allo scatto. L'arbitro lo sta invitando a rientrare sulla linea i giocatori della Swim, dello Swim. Fischio d'inizio, Massi allo scatto e Massi anche questo scatto se lo aggiudica. Palla Leo, Leo al centro per Emanuele Sasso, per Daniele che subisce fallo. Daniele vede Diego sulla destra, leggermente anticipato, ma leggermente anticipato. Notavano uno accanto all'altro, comunque vabbè, sempre più lontano Espelle. E a palla numero 12, qualcuno che gli vada contro il portiere la devia fuori, ma vabbè, doveva essere rimessa al fondo, ma va bene così. E palla lunga di Manuel che serve Stefano che la mette al centro per Massi, il tiro un po' troppo alto, sfiora la traversa. Riparte il gioco del Swim che cerca di costruire dal centro. Numero 10 prova il tiro, Manuel pronto e riesce a salvare. Massi subisce fallo, cerca di mettere la palla al centro per Stefano che con il tiro a volo riesce a intaccare la rete del Campana blu. Palla numero 12 che cerca di servire il numero 4, fermato velocemente. Numero 12 prende palla e abbraccato letteralmente da Leo che gli riesce a riconquistare il pallone con una posizione a favore. Manuel vede Stefano sulla destra, ma il Massi in apnea alla ricerca di Polipi, non ha visto arrivare il pallone, è stato totalmente schiacciato dall'avversario. Leo ancora ostacola la ribattuta degli avversari. Numero 4 il pallone, numero 10 fermato fallosamente da Massi. Numero 10 cerca di servire il compagno, la sua ripartenza. Massi avanza, momentanea superiorità numerica, ma Massi un po' sciupone in questa occasione, tira forte ma poco preciso alla
calcio di rigore per il fallo su Cavagnolini. Quando mancano 2 minuti e 24 al termine del tempo e dell'incontro. Inizia un giro palla, ma palla sotto. Cerca di prendere tempo, la passa lateralmente, contrastato da Emanuele Sasso. Fallosamente Massi viene scavalcato dal numero 10 che avanza inesorabilmente, ma il riesce a mettere la palla in rete. Non può niente Emanuele dalla distanza ravvicinatissima. Fermato fallosamente, batte a questo punto la punizione, entra dentro col pallone, non entra dentro col pallone e continuiamo questi tiri da fuori abbastanza sciuponi. Era Emanuele in questo caso. Dobbiamo ottenere la palla quando manca un minuto al termine. Pallone disimpegnato al numero 3 che si ritrova. Fascia, passa la palla a Massima, viene chiamato il time out dalla formazione campana. Oh, ma perché io continuo a fischiare contro palle? Ma però vuole che fai così e vai. Ma dove? Ma infatti l'altro non lo fa. Se tengono, l'altro fanno così con la palla dentro l'acqua. Massimo per Leonardo ancora su Stefano, al centro Stefano fermato fallosamente, passa la palla a Daniele, nuovamente anch'esso fermato fallosamente e inizia una melina in attesa dello scadere del tempo quando siamo a 13-11 secondi dal termine. 9 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Questo quarto di finale del Festival del